Dell'Orco, vengo da lei appunto su questo, no? O vincono i 5 Stelle. Insomma, abbiamo sentito cosa ha detto Grillo su questi rumor che hanno, come dire, posto l'accento su una possibile coalizione Lega. Lo sappiamo, oramai se ne parla da giorni, dite sono solo retroscena giornalistici, non c'è nulla di vero. Insomma, la posizione dei 5 Stelle su questo abbiamo sentito anche quella di Grillo, però insomma. Vogliamo sentirla anche da lei. Beh, diciamo che su questo l'abbiamo ripetuto più volte, noi non facciamo alleanze con i partiti, né con la Lega né con altri, anche perché se la dovessimo fare uscirò dal Movimento 5 Stelle. Sentire parlare di Renzi che è pronto a larghe maggioranze mi fa sorridere, visto che è da 4 anni che sono al governo con Alfano, con il centro, adesso hanno fatto una sorta di ammucchiata per la legge elettorale con Forza Italia e la Lega. Quindi diciamo che non mi meravigliano varie alleanze, sinceramente mi interessa poco. Mi interesserebbe invece parlare dei problemi del paese, degli italiani, perché loro anche in questa convention, questo convegno che hanno fatto dal nome, se non erro, Italia 2020, dove parlavano, ma anche giustamente, di proposte future, proposte di programma tutti insieme, però magari dovrebbero parlare anche dell'Italia 2017. Perché adesso non è che non c'è nessuno al governo, che c'è un limbo al governo, ci sono loro. Quindi quando parlano, ad esempio sentivo Renzi parlare di dalla prossima legislatura, il prossimo governo dovrà abbassare le tasse, fatelo, siete voi al governo. Quando si parla, c'è la discussione sulla legge Fornero che innalza l'età pensionabile in base all'aspettativa di vita che aumenta, se volete interrompere quel meccanismo lo dovete fare adesso, perché sono al governo, la legislatura non è finita, abbiamo ancora diversi mesi davanti e abbiamo a dicembre la legge di stabilità e la legge di bilancio, che è una delle leggi più importanti. Si parla di 20 miliardi, quasi tutti, 15 saranno in realtà per toppare, per fermare queste clausole di salvaguardia, l'aumento dell'IVA, eccetera, ma non si parla mai di investimenti e non si parla appunto di tante cose che potrebbero essere fatte in questa legislatura, a partire dal taglio dei vitalizi tanto sbandierato da Renzi e Richetti, ma alla fine della fiera sta fermo lì e ci hanno bocciato giovedì scorso proprio la calendarizzazione in aula di questa proposta. Ci sono tante cose da fare, ma se è nel 2017, non nel 2020, fatele. Quanto è stata salata questa multa di Torino? Più di 90 euro, vero, per il Movimento? Semplicemente questa persona se n'è già andata, quindi è già chiusa lì. Piuttosto volevo fare delle proposte al collega, appunto dato che siamo sempre negativi e diciamo solo no. Una proposta in questa legge di stabilità, o comunque entro la fine dell'anno, visto che siete voi al governo, vorrei che nella stabilità metteste degli incentivi per le nuove immatricolazioni elettriche. Abbiamo visto anche nella pianura padana già un record di inquinamento, tutta l'Europa e tutto il mondo ormai va in quella direzione, per il 2017 sono previsti 0 incentivi per le nuove immatricolazioni di auto elettriche, la nostra industria automobilistica rimane indietro rispetto al resto dell'Europa. Abolizione della legge Fornero, abolizione dei vitalizi per gli ex parlamentari, tra l'altro l'ultima è anche una legge vostra, quindi fatela. Invece alla collega Comi volevo dire, è ovvio che sarà la magistratura, sarà la legge Severino che interverrà, naturalmente c'è già una legislazione vigente, però diciamo che quando c'è un capo politico che è condannato per frode fiscale e soprattutto c'è una lista che supporta Musumeci, tra cui c'è uno addirittura agli arresti domiciliari che è candidato e fa campagna elettorale, siamo proprio al ridicolo. In un paese normale delle persone così non si candiderebbero neanche per la vergogna, purtroppo non siamo in un paese normale dove abbiamo destra e sinistra che spingono addirittura per studi di fattibilità per il ponte sullo stretto di Messina, mentre in Sicilia mancano anche le strade e le ferrovie base. Siamo in un paese assurdo e questi partiti se ne devono andare prima, se ne vanno meglio è. Allora, io collega Comi sta dicendo che la Raggi e l'Appendino proprio hanno gli stessi problemi giudiziari di Berlusconi. No, cioè qua siamo siamo messi guanti, peggio. Attenzione, il problema dell'Italia sono la Raggi e l'Appendino. Torino è in fiamme attenzione praticamente.